per oggi verrà fare l'intervento per togliere quei graffiti e soprattutto dalla statua. Guardate che hanno combinato fino a che la scuola, a quella statua. Hanno scritto dappertutto e anche roba di monnezza hanno scritto. Visto così, sembrerebbe uno di quei muri di periferia su cui i writers e i ragazzi scrivono indisturbati. Invece siamo in pieno centro, in piazza Gramsci, a Giugliano, in uno dei luoghi più vivi e in vista di tutta la cittadina. Vi abbiamo già documentato dello scempio sulla statua di Padre Pio, i fiori dei devoti ed una marea di scritte sui muri e addirittura anche in pieno volto alla raffigurazione del santo. Guardate che hanno combinato fino a che la scuola, a quella statua. L'ha scritta dappertutto e anche roba di monnezza l'ha scritta. È male perché sono stato 20 anni in Germania e non ho mai visto queste cose che si vedono qua. Ieri sul posto si è recato anche il vicario della forania, Monsignor Don Angelo Parisi, il quale ha allertato il sindaco Nicola Pirozzi affinché si ripulisse la statua e ciò che la circonda. Avvisata anche l'assessore al decoro urbano Marilisa Tagliaratera Scafati, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Per oggi verrà fare l'intervento per togliere quei graffiti e soprattutto dalla statua. Poi comunque adesso verranno pure visionate le telecamere che sono poste proprio in quella zona, anche per una sorveglianza maggiore della situazione, per tenere sotto controllo la situazione che sta succedendo. Più volte il luogo di culto è stato ripulito, ma puntualmente viene di nuovo imbrattato. La questione non riguarda soltanto la statua, ma l'intera piazza. Scritte in vandalismo non risparmiano neppure le giostrine dei bambini, che hanno sì la possibilità di giocare, ma attorniati da scritte e disegni fallici. La mia speranza è che venga fatto qualcosa per i bambini, che è l'unico spazio verde di Giugliano, Giugliano Centro. L'assessore assicura che è al lavoro per la riqualificazione della piazza ed in cantiere ci sono diversi progetti. Per quanto riguarda il ripristino, perché è stato chiesto più volte di questa situazione dei graffiti e tutto il resto, sarà mia cura. Comunque che già ci sto lavorando per un progetto che stravolgerà un po' la cosa, onde evitare pure tutto questo scempio. Al più presto verranno fatti gli interventi.